Domanda numero 31. Quali sono i misteri principali della fede professati nel Credo? I misteri principali della fede professati nel Credo sono due: l'unità e la Trinità di Dio, l'incarnazione, passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo. In una casa non tutte le parti sono ugualmente necessarie. Sono indispensabili le fondamenta, i muri, il tetto, le volte. Meno indispensabili, ma necessari, sono i vetri delle finestre, le porte, le mattonelle del pavimento. L'edificio della nostra fede comprende verità più importanti e altre meno. Quelle più importanti sono come il fondamento e il sostegno di tutte le altre. I misteri dell'unità e Trinità di Dio, dell'incarnazione, passione e morte di nostro Signore sono l'ossatura su cui si reggono le altre verità compendiate nel Credo. Riflessione. Ripetiamo spesso e devotamente il Credo e l'atto di fede, che compendiano tutte le principali verità della religione cattolica. Esempi. Voltaire spese tutta la vita nel combattere la religione cattolica con la calunnia, il sarcasmo, la beffa. Sul letto di morte avrebbe voluto un sacerdote per riconciliarsi con Dio e ricevere gli ultimi sacramenti, ma gli amici impedirono che fosse chiamato il ministro di Dio. Voltaire morì disperato. Il medico che lo assistette, il celebre Tronchin, scrisse: «Vorrei che tutti quelli che furono sedotti dalle sue opere avessero potuto essere testimoni della sua morte. Questo solo basterebbe per disingannarli. C'è tuttavia chi sostiene che Voltaire si sarebbe riconciliato con Dio e con la Chiesa». Nel 1882 il De Long, partendo dagli Stati Uniti, diresse una spedizione nelle regioni artiche. Tutti i componenti della spedizione perirono nelle desolate distese di ghiaccio e di neve dopo sofferenze di ogni genere. Quando furono dissepolti i loro cadaveri, fu trovato un diario che commosse il mondo intero. Il diario narrava come gli infelici avevano guardato in faccia alla morte e come morirono uno dopo l'altro. Il corpo della spedizione andava assottigliandosi di giorno in giorno. Spesso i superstiti si ergevano sui loro sci, guardavano le solitudini desolate e quindi recitavano il Credo con viva fede, raccomandandosi al Padre di tutte le misericordie, al suo amore e unendosi nella preghiera a Cristo Salvatore. Domanda 32. I misteri principali della fede li professiamo ed esprimiamo anche in altra maniera? Professiamo ed esprimiamo i due misteri principali della fede anche col segno della croce, che perciò è il segno del cristiano. Il credo è l'espressione verbale, esplicita e chiara dei misteri principali della nostra fede. Il segno di croce esprime i due misteri principali del credo in forma compendiosa, servendosi di parole e di gesti. Segno è una cosa sensibile, parola, gesto, oggetto, che serve a indicarne un'altra. La parola indica e fa conoscere all'esterno il pensiero nascosto della mente. Il fumo, indicando il fuoco, ne è il segno e lo fa conoscere. La bandiera è il segno che indica la patria. Il segno serve anche a distinguere chi lo porta da chi ne è privo. La camicia rossa era il segno distintivo dei soldati di Garibaldi. Ogni partito politico ha il suo segno distintivo, ogni congregazione religiosa una divisa speciale. Il segno distintivo del cristiano è il segno della croce. Riflessione. Chi si vergogna di fare il segno della croce davanti agli altri è un soldato che arrossisce della sua bandiera e della sua divisa. Primo esempio. L'imperatore Costantino, prima di entrare in Roma per cacciarvi il tiranno Massenzio, vide nel cielo una grande croce luminosa con la scritta «Touto Nica, vinci con questo segno». Costantino fece porre la croce sui labbari o bandiere e il segno divino rese vittorioso il suo esercito. Secondo esempio, San Benedetto Abate era solito tracciare un segno di croce sui cibi e sulle bevande prima di servirsene. Alcuni malvagi gli presentarono un bicchiere di vino avvelenato. Il santo, prima di portarlo alle labbra, tracciò il solito segno di croce e il bicchiere andò in frantumi.